Dottore, in un'epoca in cui si è iperconnessi, si parla di assuefazione da online, da social, da internet. Ecco, di cosa parliamo nello specifico e quali sono le fasce di età più colpite da questo fenomeno? Parliamo del fatto che la nuova generazione, quella che viene definita dei nativi digitali, ha fatto esperienza di questi nuovi modi di comunicazione, quindi essere sempre connessi, fin dall'infanzia, e quindi ha sviluppato un modo di vedere la realtà che è diverso da quello della generazione precedente. Ora, internet è un mezzo, quindi in sé non è né buono né cattivo, però è fondamentale che la generazione, appunto quella degli adulti, dei genitori, degli educatori, sia consapevole di questo nuovo modo di vedere la realtà per potersi interfacciare correttamente con i giovani, per potergli passare i contenuti corretti che gli vogliamo trasmettere e per poter evitare gli eccessi che possono portare appunto a problemi. Quindi gli utenti più sensibili sono ovviamente adolescenti, bambini e adolescenti. Ecco, qual è il suggerimento che lei dà alle famiglie, ai genitori, per impedire questa assuefazione? Intanto di non essere spaventati da questi nuovi mezzi, perché la paura conduce a dare delle regole che riflettono soltanto i nostri timori e non le necessità del ragazzo, e quindi regole inefficaci che il ragazzo non rispetterà. Cominciamo a pensare che non c'è bisogno di essere ingegneri informatici per capire cosa i nostri ragazzi fanno su internet, che c'è semplicemente bisogno di essere curiosi, di capire che cosa li entusiasma e di seguire poche regole di base. In particolare possiamo riassumere: internet non è a casa ma è fuori casa, quindi bisogna comportarsi con lui facendogli fare e negandogli le stesse cose che gli faremo fare per strada a seconda della sua età. Lei parla di nativi digitali, se può fare un pronostico di quali saranno in futuro queste generazioni di adolescenti, cosa cambieranno, quale sarà la differente, per esempio, grado di apprendimento, oppure cambieranno degli aspetti del memorizzare i concetti, di elaborarli rispetto alle generazioni passate che non avevano supporti digitali? Sicuramente assistiamo a dei fenomeni per cui questa nuova generazione apprende in maniera molto più rapida, però fa molta più fatica a fermarsi ad approfondire.